I diritti devono essere di tutti, altrimenti chiamateli privilegi, sono le parole che Gino Strada, chirurgo e fondatore di Emergency, pronunciava sempre, animato dalla giustezza dei suoi valori e dal profondo slancio umano che profondeva nel suo impegno per aiutare chi aveva bisogno. Dal 10 al 14 settembre si celebrano a Bari i 30 anni di questo impegno, 30 anni di Emergency, con momenti culturali, sportivi e ludici in condivisione con altre organizzazioni del territorio per fare rete e promuovere l'associazionismo locale. Dal 10 al 13 settembre, dalle 17:30 alle 20, è possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica dedicata alla nave di Emergency, allestita nella sala ex tesoreria del Comune di Bari in Corso Vittorio Emanuele. Un'opportunità per conoscere anche attraverso un visore virtuale le missioni umanitarie che la nave conduce nel Mar Mediterraneo dal dicembre del 2023. Le celebrazioni terminano sabato 14 settembre dalle 10 alle 18 con un evento nel Parco Don Tonino Bello di Bari. Immaginare cosa accade durante un salvataggio a largo. Ritengo che sia molto importante per far immedesimare i cittadini su quello che accade a bordo. E poi la mostra si sposterà al Parco Don Tonino Bello. Ci sarà la partecipazione anche di altre associazioni, proprio per fare rete, perché siamo tutte associazioni che chi in un senso, chi nell'altro, aiuta i più deboli. È molto bello che questo strumento esista perché dà veramente la possibilità di vedere quanto è complessa un'operazione di soccorso, quanto è necessario che le navi SAR siano nel Mediterraneo e portino in salvo le persone al sicuro.